ha la forma d'Italia, la sua impronta è con noi, Roberto. È potente e profonda la sua impronta, ecco a voi, Roberto Saviano. Il racconto si muove come un'onda, lo scrittore Roberto Saviano. Il racconto si muove come un'onda, ecco a voi, Roberto. Roberto, Roberto Saviano. Resto qui con te, va bene? Ho invitato Roberto e lo ringrazio per aver accettato di salire sul palco davanti a tutti voi di Cortona per raccontarci una storia. Poi continuerà la musica e le parole di Roberto. Ci provo. Grazie. È troppo facile credere in ciò in cui credevo io all'inizio di questo percorso. Credere in ciò che diceva Thoreau: non l'amore, non i soldi, non la fama, datemi la verità. Credevo che seguire queste strade, quei fiumi, annusare i continenti, immergere le gambe nella mota, potesse servire a ottenere la verità, rinunciare a tutto per avere la verità. Non funziona così, Thoreau, non la si trova. Più ti avvicini a pensare di aver capito come si muovono i mercati, più ti accosti alle ragioni di chi corrompe chi ti è vicino, di chi fa aprire i ristoranti e fa chiudere le banche, di chi è disposto a morire per denaro, più capisci i meccanismi e più comprendi che era tutt'altra la strada che avresti dovuto prendere. Per questo motivo non ho maggior rispetto verso di me, che vado indagando, prendendo appunti, riempendo agende, conservando sapori. Non ho maggior rispetto verso di me, alla fine di un percorso incapace di darmi felicità e di condividerla. E forse non ho neanche consapevolezza di questo. So solo che non potevo fare altro. E se avessi fatto diversamente, se avessi scelto la via lineare dell'arte, una vita da scrittore, che qualcuno definirebbe puro, per esempio, con le sue paturnie, le sue psicosi, la sua normalità. Racconta storie ispirate, arrovella di suo stile e narrazione. Non l'ho saputo fare. Mi è capitato la vita del fuggiasco, del corridore di storie, del moltiplicatore di racconti, la vita del protetto, del santo eretico, del colpevole se mangia, del falso se digiuna, dell'ipocrita se si astiene. Sono un mostro come mostro chiunque si è sacrificato per qualcosa che ha creduto superiore, ma conserva ancora rispetto. Rispetto per chi legge, per chi strappa un tempo importante della sua vita per costruire nuova vita. Nulla è più potente della lettura. Nessuno è più bugiardo di chi afferma che leggere un libro è un gesto passivo. Leggere, sentire, studiare, capire è l'unico modo di costruire vita oltre la vita, vita a fianco della vita. Leggere è un atto pericoloso perché dà forma e dimensione alle parole, le incarna, le disperde in ogni direzione. Capovolge tutto, fa cadere dalle tasche del mondo monete, biglietti e polvere. Conoscere il narcotraffico, conoscere il legame tra la razionalità del male e del denaro, squarciare il velo che ottunde la supposta consapevolezza del mondo, conoscere e iniziare a cambiare. A chi queste storie non le butta via, non le tralascia, le sente proprie, a queste persone va il mio rispetto. Chi si sente addosso le parole, chi se le incide sulla pelle, chi si costruisce un nuovo vocabolario sta mutando il corso del mondo perché ha capito come starci. È come spezzare le catene. Le parole sono azione, sono tessuto connettivo. Solo chi conosce queste storie può difendersi da queste storie. Solo chi le racconta al figlio, all'amico, al marito, solo chi le porta nei luoghi pubblici, nei salotti, in aula, sta articolando una possibilità di resistenza. Per chi sta da solo sull'abisso è come stare in gabbia, ma se sono in molti a decidere di affrontare l'abisso, allora le sbarre di quella cella si squagliano e una cella senza sbarre non è più una cella.
grazie che mi avete portato in piazza a un concerto finalmente. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Le parole di Roberto. Che giorno è oggi? Domenica, che numero? 4 agosto. Le parole di Roberto, domenica 4 agosto 2013, in piazza Signorelle e in tutte le altre piazze di Cortona che ci stanno guardando nei maxi schermi. A noi, presenti qui, ora.